La domanda è: per dove si partirà la prossima volta? Si volerà sulla Luna? O, come razzi, si verrà spediti su Marte? O, ancora, la scelta cadrà su uno stadio che attraversa la linea dell'equatore o su un impianto avveniristico che protegge dal gelo del Polo Nord? O, forse, si tenterà di esplorare l'unico continente abitato dall'uomo e rimasto finora vergine all'evento, cioè l'Oceania? In attesa di avere una risposta, non resta che preparare la valigia per il viaggio già programmato a Jeddah, in Arabia Saudita. Qui sbarca la Supercoppa italiana, giunta alla 31esima edizione, la prima fu nel 1989. Quest'anno, per la decima volta, la sfida si disputa all'estero, alla faccia di chi l'aveva pensata come la fotocopia del Charity Shield, e poi Community Shield, inglese, una manifestazione che aveva, e ha, le radici ben piantate a Londra, allo stadio di Wembley per la precisione, e che doveva, e deve, stabilire quale squadra è più forte tra quella che ha vinto il campionato e quella che ha conquistato la Coppa Nazionale. Punto. Il meccanismo è identico anche in Italia, se non fosse per il giro turistico che questo trofeo, nel terzo millennio, è costretto a fare. Si dirà è un modo per diffondere il verbo del calcio italiano, ma la verità è un'altra. Si viaggia, e si gioca, in posti improbabili perché il pallone è una specie di bancomat. Queste partite servono per raccogliere denaro attraverso gli sponsor e i diritti televisivi, e pazienza se il pubblico italiano ne può godere soltanto di riflesso, cioè seduto in poltrona con gli occhi incollati al televisore. Pecunia non ole, diceva un imperatore a suo figlio mentre raccattava una moneta caduta in un orinatoio. Più o meno, il principio è lo stesso: il denaro non puzza. Regola aurea nel mondo della finanza, e prontamente adottata anche dai dirigenti del calcio. Se poi si è costretti, per questioni economiche, a organizzare la sfida in paesi che non brillano per manifestazioni democratiche e difesa dei diritti dell'uomo, come insegnava un vecchio saggio, non resta che turarsi il naso, esercizio al quale gli italiani sono abituati da tempo e potrebbero fare da maestri a molti altri popoli. Desktop minore di Spentlas uguale notification / spanigen, tackle duro su Gattuso. Che la prende così. Gazzetta Cherix Link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning: please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic qui. Accetto risvolti politici. Che Juventus Milan si giochi in Arabia Saudita, proprio in questo periodo, è tuttavia un unicum. Il governo di Riyadh è fortemente sospettato di avere avuto un ruolo decisivo, se non addirittura di essere il mandante nell'assassinio del giornalista dissidente Khashoggi. Si sono levate voci di protesta. Il sindacato dei giornalisti Rai ha tuonato contro l'opportunità di giocare in un simile teatro, ma nessuno dei padroni del vapore della Lega Calcio ha modificato il programma. L'accordo economico, che ha durata triennale, va rispettato, fanno sapere i dirigenti. Per le squadre impegnate ci sono 3,5 milioni di euro ciascuna, per la Lega una ventina di milioni. E questo gruzzolo, evidentemente, è sufficiente a far chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Desktop minore di Spentlas uguale notification / Spantiago Silva tifo Gattuso again. Si è tenuto i gol. Juve, T. Gazzetta Cherix Link copia embed copiati potrebbero interessare anche Besbui security warning: please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic qui. Accetto precedenti. La prima volta che la Supercoppa italiana emigrò era il 1993. Il 21 agosto, a Washington, si disputò la finale tra Milan e Torino. Vinsero 1-0 i rossoneri, con gol di Marco Simone. Il calcio italiano negli Stati Uniti, in quel caso, fu un anticipo nell'estate successiva. Infatti, sarebbe andato in scena il Mondiale di USA 94, altro esempio dello sport che, calpestando se stesso, si piegò alle regole del denaro. Esattamente come accadde nel 2002, quando la Juve.